l'avevo già aperto. Ma che vuoi schiacciare? Devi schiacciare. Così aspetto. Sì. Non diceva con la mascherina senza, se volete togliere. Magari siamo anche distanziati, sì, anche testati per il green pass. Eccoci. Buongiorno a tutti intanto e grazie per essere qui presenti, ci fa sempre molto piacere, abbiamo un mix oggi tra presenza e distanza, ma è una bella presenza, quindi grazie. Benvenuti e ci fa molto piacere poter avviare questa iniziativa del presentare questo master di secondo livello in energia e sostenibilità in un momento particolarmente importante per la transizione energetica e anche per la centralità della nostra città nella transizione energetica. Io penso che abbiamo un'occasione straordinaria e ce lo diciamo e ce lo raccontiamo spesso, il PNRR è un'occasione straordinaria per le nostre imprese, ma deve essere un'occasione straordinaria per i nostri giovani e per le nuove professionalità che andremo a formare e di cui abbiamo bisogno però nell'immediato. Quindi che questo master venga lanciato oggi e parta proprio in questo momento è fondamentale perché significa che ci siamo mossi con anticipo, ci siamo mossi con il giusto anticipo con le imprese energetiche del territorio che sono sei e che adesso vi dirò e che partecipano a questo startup di master di iniziativa, altre se ne aggiungeranno. Ci siamo mossi con anticipo, quindi siamo in grado di formare quelle professionalità nel momento in cui saranno necessarie sul mercato e il mercato ne ha bisogno già ora. Le aziende che hanno supportato questa, diciamo, questo startup di master sono Autogas, li dico rigorosamente in ordine alfabetico, Autogas Nord, Axpo, Duferco Energia, ERG, IREN, Rina Consulting e ripeto, altre aziende del gruppo energetico anche non si aggiungeranno interessate ai temi della sostenibilità e della transizione energetica. È un primo step, ma era importante farlo subito. A questo punto lascio la parola all'assessore Cavo, che sui temi della formazione è sempre molto molto presente e molto in anticipo sui tempi. Grazie, intanto vi ringrazio per questo invito, credo che sia un momento molto importante di dimostrazione tangibile di una grande collaborazione tra il mondo delle imprese, chiaramente di un settore specifico, molto attivo, e l'Università di Genova. E questo è il dato di base fondamentale che vogliamo cogliere e che è sempre, diciamo, guidato tutte anche le iniziative, i protocolli, i rapporti che hanno guidato i provvedimenti che anche Regione Liguria è riuscita a prendere dal punto di vista dell'alta formazione. Vedo in prima fila il prorettore Gambuglia con il quale abbiamo lavorato molto, soprattutto sul tema dei master. Ricordo che ci siamo incontrati alcuni mesi fa proprio per ragionare su come Regione poteva andare in sostegno dei percorsi universitari e la prima richiesta, il modo di lavoro che ci siamo dati è sempre stato ed è stato in maniera, diciamo, rafforzata in questi mesi, organizzate master dialogando il più possibile con le aziende perché il principio della formazione e dell'alta formazione nella nostra regione per il quale questa giunta e col Fondo Sociale Europeo è andata incontro, diciamo, alla progettualità è sempre stato quello di una formazione che è finalizzata all'occupazione. Avere qui queste aziende così importanti che in maniera così chiara dicono quali sono i fabbisogni e le figure di cui c'è bisogno e un master così importante, diciamo, organizzato in maniera così puntuale come l'università, io credo che sia un grande segnale di come è importante lavorare insieme. Perché dico insieme? Perché è chiaro che i soggetti attivi di questa operazione sono sicuramente le aziende, Confindustria che ovviamente ha coordinato tutto questo e l'Università di Genova. Mi fa piacere
E non è un caso, perché il dialogo è il modo in cui lavoriamo da tempo, che Regione Liguria abbia emanato poco prima della, diciamo, pausa estiva, quindi nell'ultima giunta utile, un bando proprio per sostenere gli studenti, i laureati che vogliono frequentare i master. È un bando che in questo momento è pubblicato sia sul sito di FILSE che su quello di Regione Liguria, ed è destinato ovviamente sui vari campi della formazione e dell'alta formazione, chiaramente, ma che prevede una premialità per quelli liguri, per quei con una premialità per quei liguri, perché ovviamente noi ci rivolgiamo ai laureati liguri che vogliano frequentare master nella nostra regione, quindi presso la nostra università. Abbiamo dato una premialità anche a chi in questo momento è disoccupato, perché ovviamente abbiamo una nostra missione importante tramite il Fondo Sociale Europeo, ed è evidente che c'è stato un grande sforzo, mi è sembrato di capire leggendo le vostre note, da parte proprio del vostro mondo delle imprese qui rappresentate, per fare in modo che sia accessibilissimo questo master, e quindi già, diciamo, l'ingresso è un ingresso agevolato e quindi, diciamo, il meno oneroso possibile per chi decide di partecipare. Ma è chiaro che attingendo al voucher di Regione Liguria, che arriva sostanzialmente a un massimo di 6.000 euro, chi vorrà partecipare a questa selezione, a questo bando, potrà di fatto frequentare questo master, integrando ovviamente tutto quello che è il contributo delle aziende, sostanzialmente anche a costo zero. Per l'esperienza che abbiamo visto, questi sono bandi molto specifici, quindi io credo che andiamo incontro a un'esigenza di una platea adeguata. Abbiamo stanziato in questo momento 600.000 euro, siamo in coda del Fondo Sociale Europeo, però è chiaro che noi nel prossimo anno, nel 2022, avremo la nuova programmazione, il nuovo settennato del Fondo Sociale Europeo, e così vogliamo continuare ad andare avanti, a lavorare, a sostenere l'alta formazione. E quindi ovviamente con risorse che potranno continuare, diciamo, a soddisfare la domanda e soprattutto a soddisfare la vostra capacità progettuale e la capacità che in questo momento le aziende hanno di far emergere i fabbisogni, che poi è fondamentale per programmare la formazione. Ci siamo e vogliamo continuare a esserci. Ovviamente in questo scorcio di chiusura del Fondo Sociale Europeo l'abbiamo fatto finanziando direttamente i laureati, gli studenti, coloro che vogliono accedere a un master di secondo livello, in base appunto alla proposta dell'università, in accordo sempre di più col mondo imprenditoriale. È evidente che con la prossima programmazione potremmo ritornare a fare ancora di più, vorremmo ritornare a fare e a dare il sostegno proprio ai master, quindi agire in maniera parallela. Quindi credo che qui potremmo davvero pensare e far partire da oggi, insomma, una progettualità comune per andare veramente a, in un ragionamento a tre soggetti sul campo dei master e dell'alta formazione, continuando e avendo come riferimento il parametro del fabbisogno, quindi sostanzialmente occupazione, progettualità dell'università e sostegno di regione con il suo Fondo Sociale Europeo, laddove veramente l'alta formazione può andare a occupare, e fare un ragionamento sempre più costruttivo e sempre più puntuale. Che poi, perdonatemi, è esattamente il ragionamento che sta alla base dell'accordo che abbiamo già firmato con Confindustria e con l'Università di Genova per quanto riguarda i dottorati. È ovviamente in fase di elaborazione. Non si sente? È in elaborazione, ovviamente, il piano specifico, ma il protocollo lo abbiamo fatto, e credo che sia un protocollo prezioso per andare anche sui dottorati, che sono un'altra possibilità chiaramente di finanziamento che noi abbiamo e di sostegno che abbiamo alla progettualità, andare a sostenere quei dottorati in base chiaramente anche da questo punto di vista a quello che voi aziende, che il mondo datoriale pone come necessità, come esigenza all'università e a regione in un tavolo sostanzialmente a tre. Le aree che abbiamo individuato in quel protocollo sono sostanzialmente le aree del Piano Nazionale della Ricerca,
ma sono e saranno inevitabilmente tarate sulle esigenze e sulle figure specifiche di cui il nostro territorio ha e avrà bisogno. Non a caso una di queste aree è proprio quella legata al master che viene presentato oggi, quindi tutta la parte dell'energia e della sostenibilità. Credo che ci siamo e che con un lavoro comune, congiunto, di dialogo e ovviamente di progettualità, possiamo andare a dare delle risposte sempre più puntuali a livello di figure e a livello anche di tempistiche, perché chiaramente capiamo che le aziende poi hanno necessità di risposte rapide, più emergono i fabbisogni e più credo che il sistema potrà essere in grado di dare queste risposte rapide a livello ovviamente di corsi e a livello anche di sostegno. Grazie. Grazie Ilaria, adesso passiamo la parola al terzo asse fondamentale di questo tavolo e di questo master, quindi abbiamo la programmazione della regione, abbiamo il contributo delle imprese, ma fondamentale il contributo dell'università. Quindi lascio la parola al professor Marco Fosse, che è delegato, leggo per non sbagliare, del rettore all'offerta formativa internazionale e presidente del comitato di gestione del master. Grazie Sonia per questa introduzione. Aggiungo per spiegare il motivo per cui sono qui come direttore di questo master, sono stato anche per 6 anni coordinatore di Energy Engineering, una magistrale offerta da Unige, sono docente di energie rinnovabili, Solar and Geothermal Energy, Clean Energy Production, oltre che di fisica tecnica. Come è stato già detto, questo è un master organizzato congiuntamente da Unige, Confindustria e un po' di aziende, e il dipartimento che capofila il mio dipartimento, che è il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dei Trasporti, ma vede coinvolto tutta una serie di dipartimenti di Unige, non solo di ingegneria, quindi DICA, di ITEN, di IBRIS, ma anche per esempio di STAV per le parti di ecologia e sostenibilità. Questo master si prefigge di rispondere a quella che è una domanda sempre più crescente di figure professionali che potremmo descrivere con la parola energy analyst che abbiamo utilizzato nel nostro bar. Quindi figure in grado di rispondere con un approccio multidisciplinare che abbia le conoscenze di economia, giurisprudenza e anche quelle più tecnologiche di ingegneria alle sfide che questo pianeta e l'Unione Europea ci rimanda per quanto riguarda la transizione energetica. Sulle aziende coinvolte, già ci ha detto il vicepresidente Sandei, è stata fondamentale questa partecipazione delle aziende e come ha ricordato l'assessore Cavo, ciò ha consentito con la forte sponsorizzazione da parte delle aziende che il master fosse offerto con una tassa di iscrizione fortemente ridotta per rispondere anche a un assunto che è quello di Unige, che l'offerta formativa superiore sia accessibile a tutti il più possibile. Il master si articola su 3 tematiche principali, che sono quelle dell'economia legate agli aspetti dell'energia, agli aspetti giuridici che riguardano l'energia e l'ambiente, e poi gli aspetti tecnologici ed ingegneristici. In questo senso, insieme al Dipartimento DIME, per la parte Unige, partecipano al Master il Centro di Eccellenza in Logistica, Infrastrutture e Trasporti, rappresentato dal professor del Comitato di Gestione, e il Dipartimento di Giurisprudenza rappresentato dal Comitato di Gestione dal professor Lorenzo Schiavone. Naturalmente questo master non sarebbe potuto nascere senza l'aiuto fondamentale delle colleghe di Perform Unige, qui presenti in sala. Le tematiche del master ruotano intorno a questi macro temi. Non mi dilungherei, anche se mi ero preparato ad elencarvi i sottotemi che caratterizzano la parte economica, giuridica e tecnologica. Naturalmente ci sono le parti sui mercati dell'energia, la giurisprudenza che riguarda il diritto internazionale per l'ambiente dell'energia, gli aspetti delle rinnovabili, la gestione sostenibile della produzione energetica, i nuovi vettori energetici, il risparmio energetico, gli aspetti ICT piuttosto che
dell'analisi dei dati energetici, quindi della matematica applicata ai dati energetici, ma anche, lo accennavo per quanto riguardava il Dipartimento di Stato, gli aspetti dell'energia e l'ecosistema. Il master si articola, il master di secondo livello si articola su 1500 ore, di cui 350 ore sono di didattica frontale in aula. Le lezioni, così come prevede UNIGE per tutte le lezioni di questo semestre che sta iniziando, saranno in presenza con il conducente in aula, ma sarà assicurata nel contempo la diretta streaming e sarà disponibile la registrazione dell'intervento. Per chi volesse, diciamo così, riascoltare l'intervento, approfondire o eventualmente fosse impossibilitato per ragioni, diciamo così, di distanziamento, piuttosto che, diciamo, esigenza lavorativa, non partecipare live in aula evento. Le 350 ore avranno come relatori essenzialmente docenti di UNIGE, ma anche testimonianze aziendali che verranno portate per descrivere l'esperienza e i casi di studio di tutte le aziende partners che supportano questo master, e portando, diciamo così, appunto esempi di casi di studio che riguarderanno, diciamo, le diverse fonti energetiche per tipologia e per scala dell'intervento per riguardare quella specifica azienda. Aggiungo che spero anche che tra i relatori possa esserci per la parte che, per esempio, mobilità sostenibile e trasporti, ci possa essere un intervento che so anche di un docente di Confindustria, per esempio, della sua esperienza nel settore, la dottoressa Sandelli. Il master poi, diciamo, complessivamente a 1500 ore che includono la parte naturalmente di stage aziendale. Questo, diciamo, sarà un'opportunità, ritengo, straordinaria per gli studenti che si saranno iscritti al master per evidentemente, come dire, arricchirsi professionalmente e culturalmente, ma anche evidentemente, diciamo, per mettersi in mostra presso le aziende dove effettueranno lo stage per le prospettive di occupazione che le aziende offriranno alle persone che riterranno più meritevoli e anche naturalmente in base alle loro esigenze. Mi ero annotato un'ultima cosa, diciamo, in qualche maniera ne ha parlato diffusamente l'assessore Cavo, è che, diciamo così, l'apertura del bando di UNIGE, che, diciamo, ha la scadenza al 22 novembre 2021, incidentalmente, diciamo, va a cadere, diciamo così, nella finestra di apertura del bando regionale specializzarsi per competere incidentalmente. Sì, no, vabbè, incidentalmente è giusto. Specializzarsi per competere, quindi questo consentirà, diciamo, ai nostri potenziali iscritti liguri under 35 di applicare per il bacio regionale. Questo naturalmente è una grande opportunità a cui Regione e Università di Genova hanno lavorato a lungo, per cui ringrazio chiaramente Luca Gandulia, con cui ci siamo confrontati prima dell'estate un certo numero di volte, ma mi ha raccontato tutta una serie di cose. E niente, concluso, direi che ho detto tutto quello che mi ero annotato da raccontarvi. E vi ringrazio per l'attenzione. Sì, grazie Chiara. Questo incontro, diciamo, vuole essere anche, diciamo così, una presentazione, diciamo, delle aziende, nello specifico delle persone che hanno partecipato attivamente in questo ultimo anno e mezzo, diciamo così, di costruzione del master. E dare la parola, sempre, diciamo così, in ordine alfabetico, ad Alessandro Sugo, direttore della divisione energia elettrica, gas naturale, efficientamento di autogas. Dal podio. Schiacci il microfono, sì. Schiacci il microfono così. Grazie. Buongiorno a tutti. Tanto è un piacere essere qui perché mi sono formato all'Università di Genova e come testimonianza proprio diretta personale ho avuto la fortuna di avere
contatti con molti colleghi che hanno collaborato insieme a Luigi a Confindustria, allo sviluppo del percorso formativo che stiamo presentando. E quindi è proprio un motivo di piacere personale questa partecipazione. Autogas Nord è un'azienda che da oltre 60 anni si occupa di energia. Nei primi 50 anni ci siamo concentrati sul GPL, che a me piace ricordare è un vettore energetico termico che ha portato il calore in zone lontane dai centri cittadini, non raggiunte dal metano. E quindi mi piace pensare che sia un vettore che ha iniziato un percorso di transizione energetica per migliorare le emissioni, dove l'alternativa era la biomassa o il gasolio, già da tempo. Anche il tema delle comunità energetiche che stiamo affrontando oggi, noi nel nostro piccolo, in una modalità sicuramente diversa da quella che ci sta adesso presentando l'Unione Europea e tutti i livelli in Italia, abbiamo iniziato a creare delle piccole comunità, prendendo dei serbatoi GPL, condividendo i fabbisogni di riscaldamento energetico di vari gruppi di famiglie. Oggi stiamo partendo da questo per provare a costruire su questa base una comunità energetica allargata sui fabbisogni a 360 gradi. E noi abbiamo partecipato con convinzione allo sviluppo di questo percorso formativo insieme agli altri colleghi, perché la sfida della transizione energetica che abbiamo di fronte nei prossimi anni è sicuramente molto importante per noi, proprio perché partiamo da un vettore così tradizionale. Pensiamo anche che sia un'occasione per consolidare il posizionamento della città nel panorama energetico nazionale. Genova oggi è sicuramente uno dei punti di riferimento dal punto di vista delle tematiche energetiche, non soltanto per quello che affrontiamo nella quotidianità con i colleghi delle aziende che hanno partecipato allo sviluppo di questo percorso, ma anche con tantissime altre realtà che sono presenti nella nostra città, che sono delle vere e proprie eccellenze tecnologiche, che citare Saldo Energia piuttosto che SG Superconductors, per citarne due, che non c'entrano nulla con quello che facciamo noi presenti oggi. Noi ci aspettiamo che le figure professionali che escono da questo percorso possano essere inserite nelle nostre realtà aziendali, che ci aiutino ad affrontare questa strada che la transizione energetica ha delineato, ma che è in salita, è tutta da scoprire. A mio parere c'è ancora molto da discutere, no? sulla scelta da intraprendere e nel giusto equilibrio tra molecola e elettrone e quali siano poi le giuste fonti di produzione per soddisfare in maniera equa ed economica i fabbisogni di tutti i cittadini. Quindi ci aspettiamo di ricevere innanzitutto in stage dei ragazzi che hanno completato questo percorso e che possano inserirsi dando un contributo attivo e, come diceva la dottoressa Sandè all'inizio, immediato, perché la transizione energetica è iniziata e noi stiamo già affrontando queste tematiche. Ringrazio ancora professor Foster, è stato un piacere conoscere. Devo dire che il percorso formativo, a nostro avviso, è di eccellenza. Quindi le aspettative sui risultati sono elevate. Grazie a tutti. Abbiamo adesso un contributo di Cecilia Gatti. Vi leggo: Regulatory and Institutional Affairs Director di AFO. A cui lascio la parola. Grazie, Cecilia. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità in cui AFO crede molto. Mi raggancio a quello che ha detto il professore Fossa per iniziare a illustrare brevemente AFO. Lui ha parlato di multidisciplinarietà. Che sicuramente sarà un elemento caratterizzante la decarbonizzazione, sarà un elemento caratterizzante l'evoluzione che ci sarà nei prossimi anni per la transizione energetica. E questa caratteristica della multidisciplinarietà è forse anche quello che caratterizza AXPO per essere presente su tutte le attività della filiera, ad esclusione
delle attività regolate, che sono quelle connesse al trasporto e la trasmissione e la distribuzione dell'energia. Presente sulla vendita, rivolgendosi a tutte le tipologie di clienti, dai clienti domestici ai clienti industriali, è presente nell'attività di trading, è presente nella produzione con impianti di produzione tradizionali, termici, ma anche con produzione da fonti rinnovabili, molto vicina a clienti che direttamente producono con fonti rinnovabili, è impegnata nell'attività di efficientamento energetico, sulla mobilità elettrica, e potrei andare avanti, considerare un pochino tutte quelle che sono le attività che caratterizzano il mondo attuale con uno sguardo orientato al futuro. E in questo cambiamento poter partecipare, sostenere un'iniziativa di questo tipo è particolarmente importante, perché crediamo nella necessità di creare un link tra il mondo accademico e il mondo aziendale. I tirocinanti che operano in SNAEL da noi sono sempre stati numerosi. Nell'ultimo anno 17 persone, abbiamo avuto 17 tirocinanti e il nostro organico è intorno alle 250 persone, quindi una quota importante. Di questi, il 50% poi ha trovato delle opportunità ed è stato confermato in azienda. Questo per dire, ricordare un interesse anche verso i giovani. È un'azienda giovane la nostra, con un'età media al di sotto dei 40 anni, quindi è un'azienda in crescita, e proprio per questo, credendo nell'innovazione, nello sviluppo, abbiamo anche bisogno che si formino delle nuove professionalità, anche perché io credo che il processo di transizione energetica e di decarbonizzazione per il nostro paese sarà un successo non solo se si conseguiscono gli obiettivi ambientali. Tutti sentiamo l'obbligo, il dovere di lasciare un mondo migliore alle prossime generazioni, ma questo deve essere fatto creando ricchezza, creando occupazione, creando sviluppo. E quindi solo se ci saranno anche questi aspetti e si raggiungeranno questi obiettivi, si sarà raggiunto veramente quello che è una transizione. Mi richiamo di nuovo al tema della multidisciplinarietà, perché credo che la multidisciplinarietà sia un elemento essenziale. Questo è un corso che si rivolge principalmente a ingegneri, ma il mondo dell'energia è sempre più richiede sempre più competenze a 360 gradi. Gli ingegneri devono inevitabilmente essere in grado di conoscere quello che dice la normativa e nello stesso tempo di fare analisi di tipo economico. Non c'è più una competenza specifica, è assolutamente trasversale. E questo per creare anche nelle risorse una capacità e una flessibilità che è sempre più richiesta dal settore energetico. Il settore energetico del futuro si caratterizzerà proprio per la flessibilità. L'esempio banale è le fonti rinnovabili. Sono intermittenti, non sono stabili, non sono fisse, non producono quando vuoi, ma quando possono farlo. E questo induce inevitabilmente una flessibilità di tutto il sistema. Questa caratteristica della flessibilità, insieme alla multidisciplinarietà, sarà uno degli elementi che caratterizzerà la transizione energetica. Insieme, infine, l'ultimo aspetto che voglio ricordare, quello della territorialità. Siamo passati da un mondo energetico con pochi poli di produzione centralizzati a un mondo sempre più distribuito, con un ruolo sempre maggiore dei territori. Passate le produzioni rinnovabili, l'autoconsumo e i vari contributi che derivano direttamente dal territorio. Sempre più un'esigenza di avere una visione territoriale e nello stesso tempo ampia. La normativa, un esempio del settore dell'energia, è sempre più guidata da quelle che sono le norme europee, le direttive europee che dettano principi, erogano fondi, perché se pensiamo al recovery plan e tutto quello che adesso ci apprestiamo a fare è legato anche a una posizione europea, che però si declina poi in attuazioni nazionali degli Stati membri, ma dove anche gli enti locali hanno un ruolo determinante, perché se pensiamo al ruolo che avranno e che hanno le regioni nel definire, per esempio, le aree idonee per realizzare nuovi impianti e fonti rinnovabili, piuttosto che il ruolo stesso dei comuni per promuovere iniziative con la partecipazione attiva dei cittadini, ci rendiamo conto di questi diversi livelli
di territorialità che sono richiesti. In questo anche ASPO si ritrova. ASPO è da 20 anni a Genova, si sente particolarmente vicina a questo territorio. L'anno scorso abbiamo appunto celebrato i 20 anni, è stata fatta un'analisi del ruolo di ASPO nell'ambito dell'economia nazionale, da cui sono emersi anche tutta una serie di dati di legame col territorio. Più di 3.000 fornitori sul territorio genovese, ligure, quindi con una presenza anche su Genova particolarmente, particolarmente rilevante. Nello stesso tempo ASPO fa parte di un gruppo internazionale, fa parte di un gruppo svizzero, siamo presenti in 28 paesi e quindi c'è questa doppia dimensione legata al territorio Genova e al territorio nazionale, con la nostra presenza di impianti, clienti su tutto il territorio, e poi Svizzera e collaborazione con gli altri paesi. Quindi crediamo molto in questa iniziativa e aspettiamo fiduciosi che si formino nuove forze lavoro, ragazzi, risorse in grado di contribuire alle sfide che ci attendono. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Gazzi anche per aver sottolineato questi aspetti della multidisciplinarità. Ecco, non per questo, ed è per questo che il corso, questo master è offerto non solo a ingegneri, ma anche di laureati in economia e giurisprudenza che invece vogliono acquisire le proprie conoscenze in ambiti più tecnologici che riguardino la transizione energetica. La parola la darei al dottor Marco Ballico, responsabile degli affari regolamentari per Duferco Energia. Ringrazio Duferco Energia anche per la presenza in sala del suo amministratore delegato, dottor Marco Castellani. Buongiorno a tutti. Per prima cosa desidererei ringraziare anche iniziare da Confindustria Genova per averci chiesto un po' di salire a bordo in questa iniziativa che troviamo estremamente valida, non solo per il prodotto, il servizio in sé che si intende confezionare per gli studenti, ma anche e soprattutto per il momento che si è scelto, perché posso dire con ragionevole certezza non poteva essere più opportuno. Come probabilmente anche la collega di ASPO che mi ha preceduto, tradirò un po' quello che è un po' la mia operatività quotidiana che parla di norme, regolamenti, delibere e quant'altro, perché se consideriamo che la principale rivoluzione del settore energetico ed elettrico in particolare è datata 1999 con il decreto Bersani, il vero e proprio Big Bang della struttura di sistema che ci troviamo ad affrontare, bene, oggi possiamo dire che con il recepimento di normative europee che sono in fase di discussione proprio in questi giorni, ore, in Parlamento, ci apprestiamo a vivere un momento che è forse ancora più importante di quello del 1999 e sicuramente più complesso da interpretare. Allora si aprivano delle praterie immense per nuovi operatori, si apriva la concorrenza a settori vitali per il Paese, che però hanno dato, che offrivano l'opportunità di investimenti in nuovi settori di attività, la produzione e la vendita su tutti, aperto completamente la liberalizzazione. Quindi da un lato magari operatori che disponevano dei capitali sufficienti potevano decidere di iniziare a produrre energia elettrica con una ragionevole convinzione di avere una determinata redditività. Così come invece nel settore della vendita, mi limito anche per semplicità all'energia elettrica, il discorso era analogo, operatori magari anche di più piccole dimensioni potevano decidere di entrare nel settore energetico ed elettrico in particolare. In questa occasione invece le opportunità sono probabilmente più diffuse, più distribuite, più alla portata di tutti, perché parliamo di una rivoluzione che coinvolgerà sia nelle dimensioni degli operatori, ma anche nella qualità dei prodotti e anche dei servizi che dovranno essere resi per garantire la transizione energetica, richiederanno un sforzi soprattutto a livello di definizione delle strategie, poi anche da declinare nell'operatività quotidiana, molto molto più complessi di quelli di 20 anni fa circa. Quindi questo è il motivo per cui si parla sempre di rischi e di opportunità,
è un momento ideale per chi vuole, diciamo, entrare in questo settore. Guardandola dalla prospettiva degli studenti, qui posso parlare anche per esperienza personale, perché proprio nel 2000 entravo in questo mondo proprio sulla spinta del decreto Bersani, tra l'altro con un master proprio dedicato alla concorrenza nel settore delle public utilities. Quindi ho proprio colto un'opportunità molto analoga a quella che si presenta oggi agli studenti. Ecco, agli studenti direi non fateli sfuggire questa occasione. Così come direi, quando c'erano quei disclaimer, è bene che chi, appunto, lo dico quasi con affetto, anche perché mi è capitato in passato di fare lezioni a master di questo tipo, è bene che chi magari è alla ricerca di un, diciamo, del pezzo di carta da appendere in camera a fianco al poster del capitano della squadra del cuore o alle cantate preferito, non vi partecipi. C'è bisogno, così come noi siamo all'università, intendiamo dare un prodotto di qualità molto elevata, c'è bisogno di una, oltre che di eccellenza delle risorse, anche di una piena convinzione in quello che si sta facendo. Da questo punto di vista, la nostra esperienza, magari anche la nostra, diciamo, consulenza, i nostri consigli, anche eventualmente nella fase di selezione, speriamo possano essere utili a far capire agli studenti quali sono le opportunità e se fanno a caso loro. Potrebbe al limite anche non essere questo il caso. Parlando invece dell'azienda, di come assieme a tutti i nostri competitor, amici, nemici, ci prepariamo ad affrontare questo momento storico per il nostro settore. Da un lato possiamo dire che cerchiamo di entrare con convinzione, con successo, anche noi in nuovi settori. È stata citata all'inizio la mobilità elettrica e noi lo stiamo cercando di fare con convinzione. Dal lato c'è bisogno di rinnovare, far evolvere delle attività che già facciamo da tempo. Mi limito al settore della vendita. Vendita di energia elettrica la chiamiamo ancora, ma probabilmente è un termine che presto diverrà desueto. Beh, noi lo facciamo spaziando dal cliente domestico fino al grande, grandissimo consumatore, sia su un'acciaieria, un cementificio o quant'altro. Quindi diciamo che abbiamo potuto in tutti questi anni di attività toccare con mano quelle che sono le opportunità, ma anche le problematiche che investono i nostri clienti. Da questo punto di vista, la transizione ecologica ci dà l'opportunità, ma ci richiede, ci impone, di andare a sviluppare nuovi prodotti bilanciati, meglio, sovraponderati sui servizi resi ai clienti, in modo tale da un lato di andare a continuare a ottimizzare il loro approvvigionamento, comunque in generale la loro gestione della tematica energia, ma dall'altro, e riprendo quanto detto prima dalla collega di Axpo, di aiutarli a diventare parte attiva, proattiva nel settore, aiutandoli quindi a fornire, per esempio, flessibilità al sistema, comunque servizi a loro volta ai loro clienti. Quindi in questo modo noi, così come con il resto tutti i competitor, stiamo cercando di capire, non sarà facile, e anche su questo il pensiero va rivolto di nuovo agli studenti, cerchiamo chi possa aiutarci nel capire quali possono essere le opportunità, quale potrà essere il ruolo che andremo a recitare, nella convinzione che, come spesso si dice anche nello sport, vincerà chi sbaglierà di meno, perché in un periodo, in un momento di tali profondi mutamenti, sarà inevitabile prendere delle scelte che potranno rivelarsi più o meno vincenti. Ciò che invece è indispensabile è la capacità di essere sempre reattivi, di andare a individuare sia nicchia di mercato, un nuovo segmento di attività che possa dare soddisfazioni tanto ai dipendenti, quindi alle risorse umane, quanto ovviamente agli azionisti di riferimento. Quindi un in bocca al lupo a tutti gli studenti che decideranno e riusciranno ad aderire all'iniziativa. Da parte nostra, sempre in qualunque momento, un supporto a quello che potrà essere il loro processo decisionale o comunque formativo. Grazie ancora.
Grazie mille al dottor Ballico, anche per aver sottolineato gli aspetti circa le motivazioni che devono guidare gli studenti come iscriversi al master, e anche per aver sottolineato il fatto che, diciamo, nel processo di selezione dei nostri studenti saranno presenti i rappresentanti delle aziende. Questo per far sì, diciamo così, che poi il master possa efficacemente essere poi avere come approdo, diciamo così, il placement di queste nuove figure nel mondo del lavoro, dell'energia e della transizione. La parola la darei all'avvocato Luca Bragoli, Chief Regulatory and Public Affairs Officer per conto di ERG. Allora, innanzitutto buongiorno. Lasciatemi esprimere una particolare soddisfazione a nome di Erger per questa iniziativa. È un'iniziativa che abbiamo spinto internamente all'associazione, siamo partiti più di 3 anni fa, siamo partiti con largo anticipo, e devo dire, vederla oggi viva, nascere a terra, è un motivo di orgoglio per la nostra azienda. Perché siamo partiti in questa direzione? Da dove è nata questa spinta? È nata dal fatto che ci siamo resi conto noi stessi, che pure siamo un'azienda strutturata, con più di 80 anni di storia, che ha fatto un percorso di riposizionamento importante, conosciuta, ebbene noi stessi andavamo a cercare figure professionali giovani in master, in percorsi formativi in altre città. E ci siamo resi conto che invece Genova ha delle eccellenze, ha una storia, ha delle aziende di primissimo livello, non solo Erge, anche quelle che sono oggi qua raggruppate. Siamo riusciti in qualche modo a qualizzarci. È un percorso complicato, Genova ha bisogno dei suoi tempi, ma devo dire ci siamo riusciti. Ringrazio il past president Giovanni Mondini, l'attuale president Umberto Risso, Sonia che ha parlato prima, naturalmente Marco Fossa che è stato fondamentale, ma anche il professor Musso, il professor Lorenzo Schiano Di Pepe, uno della facoltà di economia, l'altro della facoltà di giurisprudenza, proprio per garantire quella interdisciplinarietà che oggi ci permette di offrire questa iniziativa ai giovani non solo di questo territorio, speriamo che arrivino anche da. Spendo 2 parole anche per l'amico Carlo Stagnaro, che recentemente è stato chiamato a importanti impegni dal primo ministro Draghi, ma che ha trovato il modo e il tempo di dare la sua esperienza, il suo know-how per la creazione, per la costruzione dei contenuti di questo master. Naturalmente non solo la struttura di Performe e l'Università di Genova, ringraziamo anche Confindustria Genova, lo voglio dire, Chiara Crocco e Andrea De Lucchi, che nonostante abbiamo avuto recentemente qualche vicissitudine, ha comunque garantito il suo supporto, la sua spinta, perché queste cose vanno fatte con spinta, con passione. Vengo quindi diciamo, la prospettiva che è una prospettiva di business per Erge. Erge ha lanciato a maggio di quest'anno un nuovo piano industriale, 2021-2025, totalmente votato e vocato verso le rinnovabili, eolico e fotovoltaico, non solo in Italia, quindi guardiamo all'Europa, 9 giurisdizioni, e quindi quello che noi vorremmo è proprio avere dai giovani di questo master nuova energia, nuova spinta, perché la transizione energetica nella direzione della decarbonizzazione, che è quello di cui stiamo parlando, è una sfida di questi ragazzi, non solo nostra, è di chi arriva. E non è una sfida facile, lo hanno detto i colleghi, le rinnovabili sono intermittenti, la domanda è in crescita, abbiamo ancora bisogno per un po' di tempo di gas, però tutti questi elementi, tutta questa complessità fa parte della bellezza della sfida, a mio modo di vedere. Genova, anche grazie a questa iniziativa, può essere una delle capitali della transizione energetica, può essere uno dei posti dove possiamo sperimentare di più, perché abbiamo le competenze, perché abbiamo la passione e perché abbiamo una storia dietro. Grazie.
e grazie anche a Bragoli che ci ha ricordato tra altre cose, diciamo così, il contributo di un altro componente del comitato di gestione e attualmente appunto anche a servizio, diciamo, del nostro presidente del Consiglio. La parola va adesso ad Alessandro Cecchi, direttore degli affari regolatori di IRE, Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, grazie naturalmente per l'invito. Un saluto a Confindustria, la casa che ci ospita, all'assessore Cavo qua presente, al vicepresidente Sandeghi, adesso questo momento si è allontanata, ma comunque al quale ovviamente va al nostro ringraziamento per un'occasione importante, un'occasione su cui evidentemente IREN, 110 anni di storia sul nord-ovest d'Italia, e Genova come porto, no, di ancoraggio del passato, del presente e del futuro, non può mancare, evidentemente. Io ho preparato qualche slide e quindi cercherò di accompagnare molto rapidamente qualche riflessione, qualche considerazione, cercando anche appunto con una traccia scritta di, diciamo, condividere con voi con maggiore forza un po' i messaggi. Okay. IREN è diciamo multi-utility attiva in settori che sono estremamente diversificati e che quindi, in aggiunta a tutto quanto già detto dai colleghi delle altre compagnie, aggiunge due tasselli molto importanti che sono quello infrastrutturale, le reti, vera e propria spina dorsale dello sviluppo dei sistemi energetici ambientali, reti elettriche, reti gas e reti idriche, e poi il settore dell'ambiente, il waste, con la considerazione che i rifiuti debbano diventare sempre meno più un problema, ma sempre più una risorsa. I territori e le aree geografiche sono molto ampie e quindi vedete comunque la centralità della Liguria di Genova nel portafoglio e nel posizionamento del gruppo. Passerei oltre, ci sono parecchi numeri, a me interessa principalmente ricordarne uno, che è quello degli investimenti. Il piano industriale è il più recente, ma verrà naturalmente aggiornato da qua a non molto, da 3,7 miliardi di euro, di cui 2,25 sostenibili e quindi anche compatibili con i nuovi criteri della tassonomia europea. Dove? Allora, su economia circolare, servizio idrico, resilienza, sviluppo delle città sostenibili e persone. Persone messo per ultimo, ma non per importanza, perché è il senso della nostra missione, è una componente fondamentale della missione del gruppo, e quindi procederei banalmente ricordando, ma le aree di business, ma questa è una questione organizzativa, la salterei. Ecco, sulle persone, sui territori, due cenni, uno che riguarda a tutto quello che il gruppo IREN fa, perché lo fa per missione costitutiva relativamente allo sviluppo dell'innovazione, quindi delle partnership con i centri di ricerca e le università, le sponsorizzazioni con tutti gli stakeholder di sviluppo anche culturale sul territorio, i comitati territoriali che sono un vero strumento di partecipazione dal basso, quindi noi usiamo i comitati territoriali per raccogliere proposte dei liberi cittadini, della popolazione per lo sviluppo di inizio. Ancora a sviluppo, l'educazione e la sostenibilità come elemento che avvicina il gruppo ai giovani, alle scuole, alla parte della popolazione su cui chi ha di più per età, esperienza e censo può e deve riversare del valore. Proseguirei ricordando, e qui a nome assolutamente dei colleghi della nostra direzione di risorse umane, quanto IREN sta facendo, il suo posizionamento proprio di nuovo sul tema delle persone, con dei riconoscimenti come il Top Employer Italia, che diciamo da un po' di anni che ci vede protagonisti e con una quantità, come vedete, lato risorse impressionante, oltre 8.600 dipendenti, con un ricorso al tempo indeterminato totalmente prevalente e con formazione, diciamo, assolutamente sul palcoscenico totale. Chiudo, e questo un po' per arrivare a noi, a voi, e quindi un po' tutto quello che ci ha detto l'assessore, la vicepresidente e il professor Fossa, nel senso che vorremmo e desideriamo contribuire a questo master partendo, diciamo, da alcune, diciamo, riflessioni, no? Noi
puntiamo sulla multi-circular economy e quindi su una connessione tra energia, acqua e idrico nel piano industriale. È un gruppo nostro trasversale sotto tanti profili, la geografia, i business e le competenze, e questo percorso si sposa perfettamente con un gruppo di questo tipo. Come si potrebbe sviluppare? Attendendoci qualche cosa dai ragazzi che si proporranno, quindi con un atteggiamento, una struttura, grazie anche al master, multidisciplinare, sistematica e molto orientata anche a saper analizzare, sintetizzare e comunicare. Programmiamo una strategia di inserimento fatto di partecipazione a progetti, quindi anche diciamo sporcandoci le mani, lavorando sui dossier. Le competenze richieste ne abbiamo elencate tante, ma sono molto cross tra elementi più economici, più regolatori, giurisprudenziali, più strettamente tecnici e di mercato. E le aree di potenziale ingresso, vedete un riflesso, diciamo, un po' di quello che accennavo, una pluralità di occasioni estremamente variegata sotto questi profili. Quindi siamo realmente entusiasti e onorati di poter fare questo tipo di esperienza con appunto, tutta la nostra struttura, il nostro team. Io sarò parte anche, diciamo, dell'offerta del corpo docente, cosa di cui non posso altro che onorare, non sono felice. Con l'Università di Genova lo faccio già su altre occasioni, facoltà di economia e con quella di giurisprudenza, quindi questa è anche un'occasione ulteriore e quindi per me genovese è anche veramente un piacere, un onore, anche nella notifica veramente un contributo aziendale e personale. Grazie. Darei la parola un attimo nuovamente all'assessore Cavo per una sua, diciamo, commento, diciamo, prima di introdurre l'ultimo relatore aziendale. Scusate, soltanto perché devo scappare e andare in consiglio regionale. Intanto vi ringrazio perché ovviamente non soltanto il tema del master, ma anche l'ascolto di ogni testimonianza delle aziende che hanno parlato mi ha fatto riflettere su un altro aspetto collegato. La chiusura dell'iscrizione al master è il 21 novembre. Noi avremo dal 16 al 18 novembre orientamenti, che ovviamente ci rivede insieme tutti, insomma. E quindi io penso che potremo dedicare un momento sicuramente per parlare del master. Ovviamente se può essere utile un momento in più. Ma soprattutto per parlare di questo settore con le testimonianze di chi in maniera così chiara, usando delle parole chiave che ovviamente dovranno poi essere declinate per i ragazzi, non soltanto per chi già ha intrapreso un percorso universitario, ma soprattutto vi chiedo per i più giovani, per i più piccoli, che devono sapere dove va, dove si sta andando, quali sono i mercati in espansione, quali sono le figure di cui adesso e in futuro ci sarà bisogno. Credo che voi rappresentiate un mondo che molto abbia da dire e questo abbiamo capito ancora di più questa mattina. Quindi vi chiedo una collaborazione per creare un fan, un movimento, c'è cioè, Felice Barbieri che segue lentamente per noi, quindi io devo scappare ma lei rimane qua e secondo me possiamo tradurre dal master invece anche un segnale più ampio nell'ambito di orientamento proprio su questa tematica. Per cui, scusate, non mi è venuto spontaneo, credo che possa essere importante per tutti perché altrimenti poi mancheranno gli ingegneri multidisciplinari di domani, se non andiamo a dirlo ai ragazzini che oggi devono scegliere magari la facoltà universitaria o magari un percorso di studi delle scuole superiori. Grazie, scusate. Mille grazie per questi interventi veramente puntuali, fondamentali dell'assessore Cavo. E darei la parola quindi al dottor Gianluca Cassuro, Strategic Development Financial Institution Director per RINA Consulting di Genova. Grazie professor Fossa. Buongiorno a tutti. Innanzitutto vi porto i saluti dell'amministratore delegato di RINA Consulting, Roberto Carpaneto, un grande sostenitore di questi temi che purtroppo oggi non può essere qui. Io da parte mia sono felicissimo di esserci perché sono 20 anni, mi sono laureato all'Università di Genova, sono 20 anni che lavoro su transizione energetica e sostenibilità e non solo io, perché appunto anche l'azienda, questi temi per la nostra azienda, per RINA, rappresentano uno dei pilastri del piano strategico. Noi abbiamo fatto recentemente il piano strategico transizione energetica
e sostenibilità ambientale, sociale e governance sono due tra i pilastri e i temi importanti per noi che già dagli anni 90 nel mondo dell'industria oil and gas, che ai tempi era ovviamente la prevalente, abbiamo iniziato a lavorare proprio per rendere più sostenibile questa industria per i cambiamenti climatici, i rischi ambientali, mitigazione dei rischi ambientali e a supporto dei più grandi operatori e anche di istituzioni come la Banca Mondiale, che ha creato i suoi standard un po' più di anni con il supporto di RINA. E negli ultimi anni ovviamente è esplosa mostruosamente anche per RINA questo tema e per esempio 10 anni fa abbiamo avuto il piacere di lavorare sia con il rettore dell'Università di Genova sul campus di Savona nella progettazione, che ho personalmente coinvolto, e anche in Smart Cities con Sonia Sandei e moltissime altre persone. Oggi abbiamo più di 400 persone che lavorano sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica, delle rinnovabili. Abbiamo bisogno veramente a tempo pieno su questi argomenti. Abbiamo bisogno continuamente, assumiamo ogni giorno questo tipo di professionalità. La prossima slide, per favore, che è l'ultima. Come già un collega in precedenza ha citato, fino a qualche anno fa il sistema energetico era basato su grandi impianti fossili e non che producevano la maggior parte dell'energia. Adesso si parla di generazione distribuita, si parla di idrogeno, di solare, di eolico, di stoccaggio di batterie al litio, si parla di utilizzazioni come mobilità elettrica e mille altre cose. Un sistema connesso e diciamo un sistema smart. E questo rappresenta, questa immagine è tratta da un progetto di ricerca che stiamo facendo con il Dipartimento di Innovazione inglese, proprio sui temi dell'idrogeno e della distribuzione, generator distribution. Quello che questo rappresenta è, gli ultimi anni hanno generato la necessità di un'evoluzione delle competenze e delle professioni che vengono utilizzate. Non c'è più al nostro interno, tra i 400, le centinaia di persone che colleghi che citavo prima, non c'è solo l'esperto fotovoltaico. Adesso abbiamo l'esperto in moduli bifacciali, l'esperto in yield, l'esperto in contratti IPC e O&M, esperto in mille altre cose. Item per l'eolico, sulla biodiversità, una volta si aveva l'esperto di biodiversità, adesso ci sono 10 tipi di esperti di biodiversità al nostro interno. Item sulla parte sociale, che qualche anno fa non esisteva e che è importantissima. In progetti di energia rinnovabile che stiamo facendo adesso, ci sono la necessità di la compensazione, diciamo, gli accordi per l'acquisizione dei terreni. Sono tutti aspetti che veramente sono diventati molto più importanti, che energia e sostenibilità, vuol dire, rappresentano secondo me molto bene. Abbiamo deciso quindi di supportare con grandissimo piacere questo master per due principali motivi. Uno, da tantissimo tempo collaboriamo strettamente con l'Università di Genova, recentemente peraltro il rettore e l'amministratore delegato di RINA, Eugenio Saviano, hanno firmato un memorandum of understanding quinquennale proprio di collaborazione sui temi della formazione, e poi perché questi temi appunto sono veramente centralissimi per RINA e noi abbiamo veramente bisogno di assumere giovani menti brillanti con una formazione su questi temi. E come ha detto un collega che mi ha preceduto, alla fine sono i giovani che ci portano tante idee. Noi che siamo un po' più, avanzati con l'età, io li ascolto sempre molto volentieri, perché sono loro che ci portano tantissime idee ed entusiasmo su questi temi che sono, per loro, avendo lavorato tanto in Inghilterra con il nostro dipartimento rinnovabili, tutti questi ragazzi lo hanno proprio come passione di vita. Come modello di vita, no? Loro adottano un sistema, vivono al di fuori del lavoro, avendo come assintoto quello di raggiungere la piena sostenibilità, che è bellissimo. Quindi grazie davvero e rinnovo anche la disponibilità, ovviamente, a partecipare quando, ove il professor possa lo necessiti, anche nel corpo del centro. Grazie. Grazie, veramente assolutamente disponibile, diciamo così, a tutte le condivisioni e le esperienze professionali nella parte di didattica frontale del master.
Bene, certo, sì, siamo abbastanza nei tempi rispetto alla durata di questo incontro. Se ci sono delle domande, ben volentieri, oppure delle cose che ci siamo dimenticati di dire, di annotare. Bene, ma io direi che effettivamente tra tutti, diciamo così, abbiamo sottolineato quelle che sono le esigenze, le sfide, l'offerta del presente master, il fatto che ci sia stata anche in questo frangente, diciamo così, una fortissima collaborazione e dal mio punto di vista piacevolissima tra diverse realtà, quella che io rappresento, l'Ateneo Genovese, Confindustria, le aziende. Personalmente sono onorato, diciamo, di ricoprire questo piccolo ruolo e adesso appunto ci attendiamo, diciamo, che siano molti gli studenti che vorranno aderire iscrivendosi al master e auspicabilmente essere selezionati per lo stesso. Vi ringrazio ancora tutti quanti e grazie per ultimo naturalmente a Confindustria che ci ha ospitato. Tutte le persone di Confindustria. Grazie.